Ora vediamo questa equivalenza di tempo. Abbiamo una durata di tempo 3,75 ore e la vogliamo esprimere in minuti. Intanto ricordiamo che minuti si scrive min e non semplicemente m, perché m vuol dire metri. Un tipico errore degli studenti è di credere che 3,75 ore sono 3 ore e 75 minuti. Ma in realtà questo non è possibile, perché 3,75 è un numero minore di 4, quindi 3,75 ore è meno di 4 ore. Invece 3 ore e 75 minuti è più di 4 ore, perché 3 ore e 60 minuti e 4 ore più ci stanno altri 15 minuti, quindi sarebbe 4 ore e un quarto. Quindi non può essere che questo numero che è minore di 4 ore sia uguale a quest'altro che è più di 4 ore. L'errore che fanno gli studenti è perché credono che in un'ora ci siano 100 minuti. Se in un'ora ci fossero 100 minuti, questa equivalenza sarebbe corretta. Ma in un'ora ci sono 60 minuti. Quindi il modo per svolgere correttamente questa equivalenza è ricopiare come sempre il numero 3,75 e al posto di ora sostituire il valore di un'ora espresso in minuti. Un'ora uguale 60 minuti. Quindi otteniamo 3,75 per 60 minuti, 225 minuti. E l'equivalenza è finita. Qua possiamo anche ritrovare i 225 minuti facendo un ragionamento intuitivo. 3 ore, 75 lo possiamo scrivere come 3 ore più 0,75 di ora. 0,75 lo possiamo scrivere come 3 quarti. Infatti, se facciamo 3 diviso 4, il risultato è 0,75. 3 quarti di ora, 3 quarti d'ora, è 45 minuti. Quindi, questa durata è 3 ore e 3 quarti d'ora. Quindi, 180 minuti sono 3 ore, più 3 quarti d'ora, 45 minuti, 225 minuti.